10 anni dopo ritorna. Contento, sì, veramente contento, un momento felice. Due settimane durissima, ma contento per tutti, perché anche per me, Michel, ma per tutti questa gente che lavora, perché senza questa gente sarebbe difficile tutto questo. Voglio dire, no, sono veramente contento, 10 anni dopo. È un risultato poi che viene dopo tante difficoltà, quando non hai trovato la macchina per farla a Dakar, poi hai aspettato, poi finalmente è arrivata Mini, e ora cosa è successo? Sì, no, veramente così, no? È stato giusto di fermare tutto, e alla fine siamo qua, e tu pensas tanto a tutto questo, ma vabbè, è un grande momento. Ultimi giorni molto stressanti, tra l'altro. Sì, la seconda settimana è stata dura, ma vabbè, così, quando tu vuoi vincere è così, devi a capire a fare tutto questo, e abbiamo fatto, e per questo ancora sono più contento, perché abbiamo fatto una gara con uno che era forte, che ha provato a destabilizzarnos al massimo, e abbiamo stato tranquilli. Non solo, e poi la gara anche la più difficile degli ultimi anni. Difficile, dura, sicuro, è per questo che il valore della vittoria è un po' più... Ancora più alto. Sì. Senti, la macchina perfetta? Tutto bene, la macchina ha avuto un taglio incredibile, tanti volte è una cosa di matti. Lo scorso anno, alla fine dell'altra gara, avevamo detto che ormai questi erano dei rally con dei distacchi molto piccoli. Quest'anno è vero che il distacco è stato piccolo, però nei primi giorni invece è stato alto. No, è duro, quando vedo il terzo sta una ora e il quarto a una ora e mezza, vuol dire che quest'anno è stato più duro. E poi soprattutto uscire la mattina e vedere i veicoli che rientrano in quel momento. Abbiamo visto l'amico del Tucumán, è stato bello. Bravo, grazie.